La vittima è stata attinta da due colpi d'arma da fuoco, uno all'emitorace sinistro e un che non si è rivelato mortale e un secondo colpo alla testa. Il colpo alla testa è stato rintracciato nella calotta cranica, quindi la parte superiore. L'arma che è stata utilizzata si presume sia di piccolo calibro. Il colpo che è stato ritenuto, che si è recuperato, è stato già affidato all'esame del RIS Carabinieri di Roma. Con riguardo sempre ad altre notizie che sono apparse, voglio precisare che non c'è stata, dall'autopsia non è emersa una fase di colluttazione che possa avere in qualche modo riguardato il volto o il corpo della vittima, per cui non c'è stata colluttazione, non è emerso questo elemento. Sul luogo del ritrovamento, un altro elemento che appunto si vuole precisare, non è stata ritrovata la chiave della macchina. Il portafogli, come appunto qualcuno ha ipotizzato, non è stato trovato perché semplicemente Alessandro Neri non era d'uso a utilizzare il portafogli, portava i suoi gli effetti, diciamo così, personali in maniera sciolta all'interno delle tasche. Colonnello, ma lo hanno ammazzato lì? Non sono stati ritrovati. Quindi né documenti né carte di credito? No. Il telefono invece cellulare è stato ritrovato sul luogo del ritrovamento. Perché l'hanno lasciati gli assassini? Sono stati poi svolti, come sapete tutti, ulteriori accertamenti in più occasioni sul luogo appunto del ritrovamento, che sono anche questi all'esame del RIS di Roma. Ma l'hanno ammazzato lì, colonnello? In questo momento non siamo in grado con certezza di stabilire questo aspetto. Naturalmente, così come ogni reperto che è stato recuperato, anche l'autovettura sarà sottoposta ad esami approfonditi da parte del RIS di Roma. Senta, colonnello, l'autopsia ha detto quando è stato ammazzato il ragazzo rispetto al ritrovamento e alla sparizione? Ma siccome noi operiamo in un spazio temporale piuttosto ristretto, certo, perché se consideriamo che il ragazzo è uscito di casa intorno alle 17:30, e la macchina viene ritrovata il mercoledì nella mattinata, come tutti voi ben sapete, noi operiamo in un segmento temporale che è molto ristretto, per cui devo dire la verità, non ci sposta molto l'idea di stabilire in questo ambito temporale, che di per sé è già significativo, sapere l'ora più o meno precisa in cui il fatto è avvenuto. Da che distanza sono stati sparati i colpi? I colpi sono stati sparati da vicino, nel senso, insomma, da distanza sicuramente. Ma in un ambiente piccolo? Questo non lo sappiamo. Non è il caso adesso di diciamo così, rivelare quale pista, se c'è una pista privilegiata. Colgo l'occasione tuttavia di precisare, e questo me lo ha espressamente richiesto la famiglia Neri, di puntualizzare il fatto, così come è stato scritto su alcuni giornali, ho detto, riferito da alcune televisioni, che riporto quello che mi è stato appunto pregato di dire, che la famiglia Neri non ha alcuna situazione di conflittualità con la famiglia Lamaletto, che è appunto la famiglia di parte della madre di Alessandro.